Credo che sia giusto fare un po' di chiarezza sul tema della preparazione intestinale. Ci sono tanti falsi miti, i pazienti vengono facendoci delle domande che spesso non corrispondono alla realtà. Se non fate bene la preparazione intestinale, quando vi sottoporrete alla coloscopia, noi rischiamo di non vedere nulla, soprattutto di non vedere lesioni polipoidi o dei piccoli tumori, proprio perché sono coperti dalle feci. Quindi il nostro invito come operatori, come ospedale, come istituzione, è di ricordarvi che la preparazione intestinale va fatta e va fatta bene. Uno dei falsi miti sulla preparazione intestinale è la dieta più o meno priva di fibre una settimana prima, due settimane prima. In realtà tutti gli studi più recenti dicono che l'impatto della dieta nella efficacia della preparazione intestinale è abbastanza minimo, e per cui il nostro suggerimento è di fare una dieta senza fibre soltanto uno o due giorni prima dell'esame e ricordarsi in quei giorni di bere almeno 1,5 litri o 2 litri di acqua per poter favorire poi l'azione della preparazione intestinale con i lassativi. Non c'è nessun bisogno di sospendere l'aspirina o la cardiaspirina, e che ancora per polipi che si riscontrano durante una coloscopia è possibile rimuovere questi polipi nonostante l'utilizzo della coloscopia, fatto salvo che questi polipi non siano molto grandi o abbiano delle caratteristiche con un rischio di sanguinamento molto elevato. Tutti gli altri polipi possono essere asportati con sicurezza anche nei pazienti che assumono la cardiaspirina, e questo è stato dimostrato in numerosi studi clinici, anche in alcuni studi clinici a cui Humanitas University e Humanitas Research Hospital ha preso parte negli ultimi 5 anni. Tutte le procedure endoscopiche ed in particolare le coloscopie vengono eseguite con la sedazione, vale a dire con l'uso di farmaci che tolgono sia la sensazione di fastidio sia la sensazione di dolore. Il nostro impegno è per una coloscopia senza dolore, quando ce n'è bisogno con l'assistenza di un anestesista, che garantisce anche tutta la sicurezza necessaria in queste condizioni e soprattutto per i pazienti più a rischio.